Presentazione questa mattina a Chieti per Professione Italia, consesso di professionisti appartenenti alle più disparate specializzazioni che si pongono come obiettivo principale quello di sostenere i principi dello Stato e dell'economia liberali, fungendo da osservatorio privilegiato e anche forum di discussione permanente su temi di interesse sia dal punto di vista della categoria dei professionisti che di quello della collettività del territorio in generale. Siamo un network di professionisti, non solo professionista intendendo come professionista dal punto di vista ordinistico, ma anche imprenditori, piccoli imprenditori, che riusciamo già ad avere all'interno dell'associazione. Il nostro scopo è quello di un progetto molto ambizioso, riuscire a mettere al servizio della classe politica con cui sposiamo le ideologie e i valori, i nostri saperi e le nostre competenze. Quindi un modo nuovo di fare politica, cerchiamo di avvicinare alla politica tutti quei professionisti, quelle persone che per varie ragioni, a torto o comunque a ragione, se ne sono allontanati. Quindi è questo la nostra mission. Naturalmente noi abbiamo valori tradizionali, liberali, riformisti, nazionali, cattolici, e quindi sono gli stessi valori condivisi poi dalla coalizione di governo di centrodestra, ma anche di molte amministrazioni territoriali, quindi regionali, provinciali e comunali. Nessuna velleità politica però, l'obiettivo non sarà quello di porsi come partito o di scendere nell'agone elettorale. L'obiettivo che noi ci siamo dati sia a livello nazionale che a livello locale non è quello di trasformarci in un partito o in una lista civica a livello locale, vuole essere un modo nuovo e diverso di avvicinarci e di fare politica, senza necessariamente prevedere delle forme di militanza o la presentazione a elezioni. È la volontà da parte di alcuni professionisti di avvicinarsi alla politica condividendo dei valori comuni e mettendo al servizio della politica le proprie competenze, i propri saperi. Non ci sono, diciamo, finalità elettorali.